Allora, buongiorno dal Forum PA, siamo al margine di un seminario sul reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Qui accanto a me c'è il dottor Luigi Sorrentini, direttore centrale della direzione prestazioni sociosanitarie, e gli vogliamo fare un paio di rapide domande sul ruolo dell'INAIL sul reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro e sulle novità in questo senso. Grazie. Oggi l'INAIL per la prima volta può accompagnare i lavoratori infortunati e tecnopatici fino in azienda. Oggi rafforza l'obbligo del datore di lavoro agli accomodamenti ragionevoli, rafforza il diritto dei lavoratori con disabilità da lavoro a conseguire gli accomodamenti ragionevoli. In che modo? Ponendosi come facilitatore, individua nell'ambito dei progetti di reinserimento lavorativo personalizzato le misure necessarie e appropriate. Sostiene i costi di tali interventi ricompresi negli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nei confronti dei disabili da lavoro. Persegue quindi così diverse finalità: accompagnare i lavoratori infortunati e tecnopatici durante la fase del reinserimento, sostenere i datori di lavoro individuando le misure appropriate e sostenendone i costi, consentendogli di mettersi in regola con gli obblighi degli accomodamenti ragionevoli in favore dei disabili da lavoro, rafforzare il diritto del lavoratore disabile al conseguimento degli accomodamenti ragionevoli, tenuto conto che in caso di contenzioso sul rapporto di lavoro la disabilità sopravvenuta può costituire motivo di recesso dal rapporto di lavoro soltanto laddove il disabile non è ricollocabile all'interno dell'azienda, apportando all'organizzazione di lavoro quelle modifiche che sono ricomprese negli accomodamenti ragionevoli. Concludo, oggi l'INAIL ha quindi la possibilità di fornire concrete risposte alle forti aspettative degli disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità-lavoro in termini di opportunità, sia per il lavoratore che per il mondo produttivo. Grazie. Vogliamo dare un po' di numeri? Giusto i numeri? Basta. No, basta, va bene, non ce la fa più.